Assemblea provinciale dell'Avis di Ravenna alla Sala del Carmine di Massa Lombarda, la prima in presenza in questi anni di pandemia. Una pandemia che ha inevitabilmente influenzato l'attività dell'associazione, che ha chiuso il 2021 con una lieve flessione delle donazioni rispetto all'anno precedente. Differenza in negativo a causa del calo delle donazioni di plasma, mentre sono aumentate le donazioni di sangue. Lieve flessione confermata anche in questi mesi del 2022. Un calo imputabile direttamente all'emergenza sanitaria. In questo senso, molto importante sarà l'attività nelle scuole, che ha già portato oltre un centinaio di studenti ad effettuare la visita medica propedeutica per la donazione. Veramente un onore, perché questa prima assemblea, come ho detto prima nel mio discorso di saluto iniziale, è la prima dopo il lockdown, il periodo di pausa impostaci dal Covid, è la prima totalmente in presenza, quindi Avis Massa Lombarda è assolutamente contenta e onorata di ospitare questa 62esima assemblea provinciale. Un grazie doveroso lo dobbiamo al nostro presidente provinciale Marco Bellenghi e a tutto l'esecutivo provinciale per aver scelto la nostra sezione. Noi ne abbiamo fatto altro che candidarci ed è facile, quando si gioca con una squadra come Avis, vincere. Presidente, facciamo un bilancio di quest'ultimo anno per Avis e soprattutto anche le priorità per il futuro, quali sono? Diciamo che nonostante tutto le limitazioni che abbiamo avuto nel meno numero sito di raccolta, abbiamo mantenuto il numero di donazioni molto alte, quindi abbiamo incrementato le donazioni di sangue di 150 unità e abbiamo avuto una flessione invece di 450 unità per quanto riguarda il plasma, ma perché abbiamo privilegiato appunto la SELT del sangue. Avis, diciamo che come patrimonio socio siamo rimasti pressoché quello che eravamo, abbiamo fatto 1150 nuovi soci, quindi donatori, nonostante che le attività sia nelle scuole che nelle nostre attività, diciamo feste, le nostre sezioni, sia stata fortemente limitata. Ma io credo che questo è l'inizio di un nuovo mandato, ci sta anche che una squadra nuova debba trovare un po' il rodaggio. Abbiamo cercato di inserire tutte le migliori forze che abbiamo a disposizione in questo mandato nei vari tavoli sia provinciali che regionali, perché l'Avis deve essere al centro di ogni dibattito, di tavolo di cui si parla oggigiorno, non solo di sociale ma di sanità. Qual è il ruolo di Avis oggi all'interno del sistema sanitario locale? Che cosa ci dicono questi ultimi 2 anni di pandemia? Ma sicuramente ne sarà rafforzato, perché nonostante tutto che 2 anni di pandemia, l'Avis non c'è stato un giorno che i nostri volontari, i nostri dottori non siano prodigati per la raccolta, quindi abbiamo mantenuto i livelli, anzi abbiamo incrementato sia nel 2020 con 1200 donazioni in più, ma anche l'anno scorso quando il sistema sanitario ci ha chiesto di spingere, lasciatemi questo termine, per il discorso di accelerare un po' per quanto riguarda la raccolta di globuli rossi, perché era ripresa tutta quell'attività che era tenuta un po' in secondario con l'evento del Covid. Quindi noi ci riteniamo all'interno di questo sistema sanitario e penso che sia improponibile oggigiorno ragionare anche con i nuovi PNS regionali che non ci sia confronto con l'Avis. Noi ci sentiamo radicati all'interno del mondo sanitario. I volontari dell'Avis, anche quando c'era preoccupazione di uscire di casa, lo hanno sempre fatto per aprire le sedi e per predisporre la donazione e i donatori per donare. Abbiamo rappresentato un segno di continuità, di normalità in un momento in cui di normale non c'era nulla, anche perché era necessario in quel momento, ma era necessario anche perché il bisogno di sangue c'è sempre, c'è quando tutti sono in vacanza, c'è quando c'è la malattia. Il bisogno di sangue non diminuisce e i donatori di sangue a Ravenna come in Emilia Romagna hanno avuto la straordinaria capacità di anteporre le esigenze collettive a quelle che sarebbero state delle preoccupazioni individuali, che sarebbero state legittime. Sfide per il futuro quali saranno? Continuare a fare in modo che il sangue sia disponibile nei nostri ospedali, e questa è la nostra missione, ma anche dare fiducia. È davvero una situazione di impazzimento in cui genitori di un bambino che aveva necessità di una trasfusione per un intervento salvavita lo hanno negato, così come a Rimini 2 figli hanno negato una trasfusione al padre pensando, ritenendo, asserendo, l'avevano letto su internet da qualche parte, che il sangue dei vaccinati fa male. Fiducia nella scienza, fiducia nell'Avis, fiducia nei medici. Nessuno può scegliere le terapie di cui ha bisogno alla carta perché ha letto qualcosa su internet. Ecco,
credo che Avis abbia una seconda missione, quella di dire che portare degli elementi di moderazione, di continuità, di fiducia in un contesto in cui paiono prevalere i diritti individuali.